è accaduto questa notte alle 3:28 qui il dente del giaguaro rosso donatomi nell'ultima mia visita a Chichen Itza ha iniziato a vibrare. Oddio, era già qualche giorno che dava segni d'inquietudine, ma stavolta la vibrazione è stata più violenta. E quando è così, significa che c'è in arrivo qualche rivelazione. Ho atteso un po', fuori pioveva, poi mi sono riassopito e ho fatto un sogno. Forse complice l'acqua che cadeva, ho sognato di incontrare una ragazza russa davanti all'albergo Hotel Flora. Pioveva, mi sono fermato e ho chiesto: ha bisogno d'aiuto, devo andare all'aeroporto. E così l'ho presa a bordo e l'ho accompagnata. Non sapevo che fosse una ragazza russa. Volontariamente ho tenuto una velocità bassa e ho cominciato a parlare. Ma come si sta in Russia? Che succede? Qual è l'animus dei russi? Questa ragazza che vive vicino a Mosca si scioglie e mi rappresenta la situazione. L'operazione speciale ormai non se la beve più nessuno, specialmente poi, ma nel sogno non si faceva accenno a questa mobilitazione parziale. E mi parlava che la popolazione russa fosse 50-50 con Putin e contro Putin. Però non si può parlare liberamente perché non sai mai chi è l'altra parte. E così mi ha raccontato. Vivono in abitazioni di 50-60 metri quadri, le sanzioni si cominciano a far sentire, c'è carenza anche a volte di un genere alimentare, a volte di un altro, a volte addirittura della carta igienica, e allora fanno scorte possibilmente, ma essendo le case di così modesta dimensione, più di tanto non si può fare. E la situazione, insomma, non è delle migliori. E non lo so quanto potrà andare avanti anche con questi ultimi sviluppi di agitazioni. D'altronde, Vladimiro è andato all'esame a Samarcanda e è stato bocciato. Se all'inizio del conflitto quella di Pechino era stata considerata una posizione prudente, i mesi successivi hanno confermato come la Cina stia osservando questa operazione militare speciale sempre più dall'esterno e sempre più con disagio. Il presidente Xi Jinping non solo non ha concesso l'appoggio militare in cui il presidente Putin ne confidava, ma si è anche guardato bene dall'assicurare alla Russia legami commerciali tali da supplire anche solo in parte la perdita del mercato occidentale per Mosca. E non è solo Xi Jinping, anche il presidente dell'India ha detto, insomma, sta storia deve cessare. Ma lo stesso Erdogan, che al momento, oltre agli indiani e ai cinesi, è l'unica persona
che parla con Putin, e ha detto non si può andare avanti. E che volete che le dica? Io osservo con attenzione, tenendo presente la profezia del giaguaro rosso, come il divo Giulio alle Idi di marzo, il divo di San Pietroburgo cadrà. Staremo a vedere, aspettiamo gli eventi.